Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vorrei vedere dell'uso dei verbi di moto. E i verbi di moto, come sapete o ancora non sapete, possono essere monodirezionale o pluridirezionale. Oggi vorrei vedere i verbi di moto che descrivono il movimento a piedi. Il verbo monodirezionale et ha una forma molto particolare, quindi dobbiamo stare attenti con la pronuncia, quindi con la lettera io, e anche dove cade l'accento quando coniughiamo il verbo it. Vediamo la coniugazione del verbo it. Ya, idu, ti, idiosh, on, ana, idiot, мы, идем, вы, идете, и они, идут. Il verbo pluridirezionale hadit ha una forma molto particolare e regolare alla prima persona. Dopodiché ha la forma regolare, però dovete stare attenti con l'accento, dove cade l'accento. Vediamo la coniugazione. Hadit. Я хожу, ты ходишь, он, она ходит, мы ходим, вы ходите, и они ходят. Purtroppo dovete abituarvi ad avere almeno due verbi imperfettivi per il verbo andare, indicando un movimento compiuto a piedi. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi al mio canale e mettetemi un like. Vediamo la differenza tra i verbi monodirezionale e pluridirezionale, perché la grammatica comunque sarà molto simile per tutti i verbi mono e pluridirezionale. Vediamo le prime regole che possono far capire che il verbo è monodirezionale. I verbi monodirezionali indicano un movimento che si svolge solo in una direzione, precisa come negli esercizi di matematica, dal punto A al punto B. Quindi normalmente è un'azione singola, non ripetitiva. Risponde sempre alla domanda куда, dove. È un processo e spesso l'azione si svolge nel momento in cui stiamo parlando. Quindi in italiano si traduce sempre o spesso sto andando. Le parole che si usano per esprimere siano сейчас, в этот момент. Per esempio, я иду в магазин. Сейчас. Se parliamo di un piano, come in italiano si può usare per indicare un'azione futura. Quindi con le parole сегодня, завтра, в пятницу, в понедельник, quindi un piano che faremo in futuro, non adesso. Завтра я иду в кино. Quando parliamo della nostra routine, quindi routine. Quando descriviamo un tipico giorno, il tipico giorno nostro, quindi я встаю в 6 утра, я иду чистить зубы, я иду на работу. Uso dei verbi di moto con il tempo, per esempio идет дождь, sta piovendo, идет снег, nevica. Время идет, il tempo passa. Ok, vediamo i verbi pluridirezionali. Non sono legati ad una direzione concreta del movimento. Possono descrivere un'azione abituale o la frequenza di qualche posto, per esempio каждый день, часто, обычно, всегда, иногда, редко, никогда, регулярно, каждую пятницу. Per esempio, я часто хожу в магазин. Spesso vado al negozio. Un movimento di andata e ritorno, quindi non restiamo in quel posto. Per esempio, я ходила в кино. Sono andata al cinema. Non è significa che io vado al cinema e resto là, quindi я иду в кино adesso. Ma я ходила в кино. Sono andata e sono tornata anche dal cinema. Si esprime anche la capacità di camminare, per esempio, o di guidare un veicolo, se parliamo con i trasporti. Per esempio, ребенок еще не ходит. Il
il bambino non cammina ancora. Quindi in italiano si traduce anche infatti come il verbo camminare. Un movimento generico, senza metà precisa. Я хожу по городу. Cammino per la città. Con i verbi любить, обожать, ненавидеть. Amare, adorare e odiare. Per esempio, я люблю ходить в кино. Mi piace andare al cinema. Questo è tutto per oggi. Se avete delle domande, scrivetemi nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, dove parlerò anche dei verbi di moto con un mezzo di trasporto. Paka paka!